ADN Cronos. Al Parlamento europeo sono stati decisi i vertici delle 20 commissioni e 4 sottocommissioni. E come avevamo anticipato su Eurofocus, la composizione è ben diversa dal 2019. In quell'occasione, né il gruppo di Identità e Democrazia, Salvini e Le Pen per capirci, né il gruppo dei conservatori e riformisti, cioè Meloni e Morawiecki, ottennero poltrone rilevanti. Stavolta ECR porta a casa 3 presidenze e una pioggia di vicepresidenze, molte destinate a esponenti di Fratelli d'Italia. Dunque, la destra, che possiamo definire più moderata, avrà un ruolo determinante a Strasburgo, mentre i patrioti di Le Pen, Orbán e Vox, per non parlare di Alternative für Deutschland, sono stati tenuti lontani. Vediamo chi vince e chi perde alla corsa delle commissioni. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Cronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. Buona giornata, io sono Giorgio Rutelli e oggi parliamo di un argomento che sembra tecnico, ma in realtà è fondamentale per capire gli equilibri di potere fra Bruxelles e Strasburgo, le commissioni del Parlamento europeo. Sono 20 più 4 sottocommissioni. Si tratta di 24 presidenti e 96 vicepresidenti, anche se ancora qualche carica deve essere assegnata. Durano 2 anni e mezzo. A metà legislatura ci sono dei rimescolamenti. Hanno il compito fondamentale di elaborare, modificare e votare le proposte di regolamenti e direttive. Sappiamo che il Parlamento non ha potere di iniziativa legislativa, ma può modificare le proposte di Commissione e Consiglio, e lo ha fatto recentemente con un regolamento molto importante e discusso come quello sull'intelligenza artificiale, che nel suo testo originario non aveva immaginato la diffusione rapidissima dell'IA generativa e dei chatbot. Quali sono gli italiani che avranno un ruolo centrale nel prossimo quinquennio? C'è Antonio De Caro, del PD, 500.000 preferenze nella sola circoscrizione meridionale, eletto presidente della commissione ENVI, cioè Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare. Troviamo anche Pasquale Tridico, al vertice della sottocommissione che si occupa di questioni fiscali. L'esponente del Movimento 5 Stelle, già presidente dell'INPS, è stato scelto in quota Left, il gruppo della sinistra europea che formalmente non fa parte della maggioranza, proprio come ECR, che include Fratelli d'Italia e il PIS polacco. Ecco, parliamo di Fratelli d'Italia. A leggere una parte dei giornali italiani, sembrava che dopo il no a Ursula von der Leyen, il partito di Giorgia Meloni avrebbe fatto la fine della Lega nel 2019. 0 presidenze e vicepresidenze all'Europarlamento, destinato a non toccare palla per l'intera legislatura. E invece, come avevo provato a spiegare all'indomani del voto di conferma della presidente della Commissione, ECR entra a pieno titolo fra i partiti più rappresentati ai vertici dell'Eurocamera, ottenendo ben 3 presidenze e 10 vicepresidenze, 7 delle quali destinate a esponenti di Fratelli d'Italia. Per capirci, il PD, che fa parte della maggioranza, ottiene 1 presidenza e 4 vicepresidenze, mentre in generale il gruppo SND, di cui fa parte, porta a casa 5 presidenze. Non va dimenticato che già nella seconda parte della scorsa legislatura ECR aveva fatto capolino nelle presidenze di commissione. Né bisogna dimenticare che la maggioranza al governo in Italia da quasi 2 anni lavora con Ursula von der Leyen senza grossi problemi, anzi con momenti di coordinamento storici come l'accordo con la Tunisia sui migranti, al quale prese parte anche l'ex premier olandese uscente e prossimo segretario della NATO Mark Rutte. Le urla e gli strepiti delle ultime settimane servivano soprattutto a soddisfare 2 elettorati. Da una parte quello dei gruppi dei socialisti e dei liberali, i cui leader Scholz, Sanchez e Macron sono in grossa difficoltà a livello nazionale e dunque dovevano dimostrare di tenere fuori dal perimetro della maggioranza i partiti considerati euroscettici. L'altra ci sono gli elettori di Meloni, ai quali non dispiace vedere la propria leader, che gioca sull'immagine dell'underdog, lontana dai caminetti di Bruxelles, in cui ci si spartiva i top jobs e si prometteva fedeltà al Green Deal. Ovviamente sto semplificando molto, ma la sostanza è, al di là delle tensioni apparenti, dietro le quinte si muovono gli equilibri dell'Europarlamento, nel quale i deputati conservatori si preparano a votare insieme al PPE
e anche, perché no, ai socialisti su molti dossier. Perché una volta che si esaurisce la campagna elettorale, inizia un quinquennio di lavoro in cui le convergenze sono molte e sono trasversali. Eurofocus è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adncronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.